Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Vedete che strano che è il titolo di questo video? Mi stai sul cazzo di brutto. Proprio questa mattina, che cos'è? L'11 agosto 2012. Questa mattina mi arriva un bel commento a un mio video intitolato Alieni l'orribile verità. Sì, è un video di uno o due anni fa intitolato Alieni l'orribile verità. E il commento è il seguente: mi stai sul cazzo di brutto e nient'altro. E io gli ho detto: ti ringrazio tanto per la tua visualizzazione. Ora, io nel video intitolato Alieni l'orribile verità mi ero limitato semplicemente a fare il resoconto di quanto detto in una trasmissione da Radio Libera. Radio Libera è la più seguita emittente radiofonica di Oklahoma City. E quindi l'ho anche detto nel video, guardate che quello che vi sto dicendo, io lo ricavo da Radio Libera, la più diffusa emittente radiofonica di Oklahoma City. E a costui non è importato niente, cioè a questo mio ultimo commentatore, questo commentatore del mio video intitolato Alieni l'orribile verità, non è importato nulla che io abbia descritto gli alieni alla stessa maniera in cui sono stati descritti da Radio Libera di Oklahoma City. Ma che? Allora, improvvisamente ti butta giù un mi stai sul cazzo di brutto, che io non avevo fatto niente di male, avevo diramato delle notizie emesse da questa potentissima emittente che è Radio Libera di Oklahoma City. Ora io dico, e questo ragazzo che ha un nickname molto strano, però voi lo andate a individuare subito sul video Alieni l'orribile verità, vedete subito il commento: mi stai sul cazzo di brutto. Ora questo ragazzo io non so che cosa ci abbia con me. Fatto sta che io non l'ho messo al mondo, non sono stato io a metterlo al mondo, e semmai se la dovrebbe prendere con chi l'ha messo al mondo. Se lui esiste non è colpa mia, però se la può prendere tranquillamente con me. Mi stai sul cazzo di brutto, io dico che se la dovrebbe prendere con qualcun altro che l'ha messo al mondo senza chiedergli permesso. Adesso questo simpatico ragazzo non so se fa la scuola media superiore, se fa la scuola media, o se fa l'università, non lo so, dovrà andare a lavorare. Magari non è contento di dover andare a lavorare, magari, perché c'è l'ordine del grande Dio, Yahweh, guadagnerai il pane col sudor della tua fronte. E vabbè, ma non l'ho dato io quell'ordine, guadagnerai il pane col sudore della tua fronte. E quindi noi potremmo quindi analizzare la funzione del web come una funzione salvifica. Uno si può sfogare liberamente per la propria infelicità, per il fatto di non essere contento di essere nato, il fatto che i ragazzi si sfogano tanto anche nei miei confronti, si sfogano tanto e mi scrivono di quei commenti che sono davvero una meraviglia. Boh, impiccati, sfigato. Ci ho fatto pure un video su questo commento. Impiccati, sfigato. E un altro mi ha scritto: il tuo cervello è stato rovinato dalle droghe avariate. Io gli ho risposto: no caro, il mio cervello non è stato rovinato dalle droghe avariate, io non ne uso, e il mio cervello è nato proprio così. E giù, secchi, mi stai sul cazzo di brutto, ma non ti ho messo al mondo io, caro, non sono stato io a compiere questa opera meravigliosa di metterti al mondo, capito caro? Questi complimenti rivolgiti a chi ti ha creato o procreato, capito? Serafino Massoni non ha colpa di niente, e mettiti anche tu ad ascoltare l'emittente radiofonica Radio Libera,
di Oklahoma City, capito? E imparerai tante cose. Anzi, ti dico questo, riguardalo ancora il mio video intitolato Alieni, l'orribile verità, e vedrai che un tuo nuovo commento sarà diverso. Va bene, cari amici, grazie e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.